un testimone della gioia del Vangelo che ha saputo vivere quello che è la Chiesa in uscita e andare per le strade per condividere la tenerezza riconciliatrice di Dio. Così Papa Francesco ha definito il nuovo santo Padre Junipero Serra, il francescano delle Baleari, evangelizzatore della California, canonizzato a Washington davanti al Santuario Nazionale dell'Immacolata Concezione. Una celebrazione ricca dei colori e dei suoni dei nativi americani, che questo missionario del Settecento, ha ricordato il Papa nell'omelia, ha cercato di proteggere dagli abusi, che ancora oggi provocano dolore nella vita di tante persone. Ha imparato a rispettare le usanze delle comunità che incontrava, andando sempre avanti, come recitava il suo motto, senza anestetizzare il cuore. Un esempio per il santo popolo fedele di Dio, ha detto il pontefice, che non teme lo sbaglio, ma teme la chiusura, la cristallizzazione in élite, l'attaccarsi alle proprie sicurezze. Sa che la chiusura, nelle sue molteplici forme, è la causa di tante rassegnazioni. Andate e annunciate, ha detto Gesù, questa vita così com'è e non come ci piacerebbe che fosse. Andate da chi vive con il peso del dolore, del fallimento e annunciate, ha scandito ancora Papa Francesco, la follia di un padre che cerca di ungerli con l'olio della speranza, della salvezza. Andate ad annunciare che gli sbagli, le illusioni ingannevoli, le incomprensioni non hanno l'ultima parola nella vita di una persona. Perché non vogliamo che la rassegnazione sia il motore della nostra vita, non vogliamo anestetizzarci il cuore.